Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, stasera siamo all'Arias di Castelfranco per la terza selezione di Miss Città Murata. Venite con noi, andiamo a curiosare nel backstage. Ed eccoci qui con Fabiola Osorio, la nostra cantante per questa sera. Ciao! Sì, ciao cara, ciao! Parlaci un po' di quello che canterai stasera, della tua serata. Certo, insomma. Allora, per Miss Città Murata è molto importante, soprattutto perché sono con tantissime ragazze e il pubblico che ci viene a vedere, ci teniamo a mettere delle canzoni anche nuove, belle pop, cariche, quindi fare un po' di cover, Elodie, Annalisa, un po' in inglese, Miley Cyrus, insomma, quello di adesso, ecco. Sì. Bene, ma io l'ho sentita fare le prove, ragazzi, comunque la conoscevo già e devo dire è molto brava. Perfetto, allora ci vediamo stasera, non certo. Vedo l'ora di sentirti cantare. Certo, grazie mille e ci sentiamo, va bene? Certo. Cara, ciao. Eccoci qua con Mirko, ormai uno dei fotografi che ha la cittadinanza qui per Miss Città Murata. Certo, certo. E cercherà di esaltare la bellezza di queste Miss stasera. Sì, senz'altro, questa sera all'Arias sfileranno tante bellissime Miss e cercherò di immortalare queste bellezze che sfileranno per i vari brand, per i vari sponsor e anche per il concorso. Insomma, questa è un'altra selezione che faremo questa sera in questo bel ambiente. Proprio in bell'ambiente, speriamo che vengano delle belle foto, ma noi abbiamo senz'altro qua una sicurezza, quindi non abbiamo neanche il dubbio ormai, giusto? Sì, è qualche anno che faccio foto e sfilate di moda, concorsi di bellezza, allora un po' di esperienza penso di averla, ecco. Faremo tutte queste selezioni, poi arriveremo alla finale a Cittadella e là ci sarà il top, penso. Sì, assolutamente, bene. Mm-hmm. Non vediamo l'ora di vedere le tue foto, ne aspetteremo. Certo. E ci vediamo più tardi. Eccoci qui con Daniele, che anche lui farà questa sera delle bellissime foto alle nostre Miss, giusto? Giusto, giusto. Seguirai anche tu tutto il concorso? Sì. Tutte le tappe, giustamente, fino alla fine a Cittadella, giusto? Giusto. Dove ci sarà una finale comunque competitiva tra le ragazze, ma in cui si esalterà ancora di più la loro bellezza anche attraverso la macchina fotografica. Quello sì. E da quanto tempo sei qui come Città Murata? La seguo ormai da 3 anni, è un bel concorso, mi piace. Tramite il concorso conosco delle ragazze in maniera da poterle anche fotografare, insomma, ecco. Sì, giustamente poi alcune ragazze possono uscire e fare degli shooting con voi fotografi. Sì, esatto. Ok, perfetto, va bene così, allora ti seguiremo questa sera, seguiremo le tue foto, a più tardi. Benvenuti al concorso di bellezza più seguito del Veneto, Miss Città Murata, col patrocinio della Regione Veneto, presenta Eleonora Sfarato. Thank you.
subito. Buonasera ai nostri giurati, buonasera anche all'amministrazione comunale di Castelfranco nella persona di Marica Galante, vice sindaco. Grazie ancora per aver aderito alla nostra serata. E allora, ci siamo, Miss Città Murata Arias questa sera. Ma non mi resta altro che presentare lei. Eccola qua, vieni qua. La nostra Miss Città Murata in carica, Katia Moro. Eccola qui, un applauso per la nostra Miss. Katia, raccontaci un po' di te. Buonasera a tutti, Miss Città Murata 2022. Lo scorso anno ho vinto questo meraviglioso concorso che mi ha aperto tantissime opportunità. Io ho 17 anni, sono sempre andata alla scuola e ho un quarto anno di studio tecnico turistico. Nella vita faccio equitazione, una mia grande passione e come secondo hobby ho la scuola. Sogno nei cassetti. Sicuramente diventare una modella di sogno. Noi Katia te lo auguriamo, ma Aurora, vieni tu vicino a Katia. Aurora Rigoni, Miss Bonomi Mobili, presentati. Buonasera di nuovo. Io sono Aurora, ho 23 anni, oltre a imparare la storia di Castelfranco come insegna Eleonora. Sono l'ultimo anno di osteopatia e vengo da Treviso. E oltre appunto allo studio, all'hobby dello sport, sono una karateka, sono cintura marrone. Il mio sogno nel cassetto è abbastanza semplice, vorrei realizzarmi dal punto di vista lavorativo, diventando un osteopata e mettendomi al servizio della salute delle persone e anche realizzarmi dal punto di vista personale, ottenendo appunto una famiglia. Bene, noi te lo auguriamo naturalmente. Un applauso anche per la nostra Aurora. L'anno scorso è stata una finale sofferta, però una delle vincere, se no non è più un concorso. Fai un passo in avanti anche tu e togli una fascia. Ecco qua, e anche Miss Momasolo, perché ha deciso di ripartecipare quest'anno e ha vinto la tappa al Momà di Asolo. Autopresentati, Elisabetta. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Rossi, ho 15 anni, abito a Calabria in provincia di Padova e frequento il liceo scientifico sportivo, sono al secondo anno. E ho scelto questo indirizzo perché amo molto lo sport e in particolare pratico ginnastica artistica, nuoto, faccio tutti questi ghiacci e sono forte. Nella vita vorrei diventare una fisioterapista, ma soprattutto sfilare per parti importanti. E noi te l'auguriamo in bocca al lupo perché lei è una delle finaliste di quest'anno che si contenderà il titolo di Miss Città Murata 2023. Ragazze, io vi ringrazio nuovamente, ci vediamo dopo per le sfilate di moda. Grazie. Ora vi vado a presentare la prima Miss in gara. Thank you.
Signore e signori, con i body di Paradise Beach Wear, eccole qui le nostre Miss.
lo strappo della cartellina, perché a breve conosceremo le vincitrici e naturalmente la vincitrice assoluta della serata. Thank you.
E allora andiamo a premiare il vice sindaco. Anche lei super elegante, vedo, Marica Galante. Marica, è piacere salutare il pubblico. Beh, allora io questa sera gioco in casa e un carissimo saluto a tutti. Grazie Cristian, grazie Laura, grazie Renato per volermi sempre così bene e essere qui con voi, ma soprattutto sentirmi a casa. Io voglio dire una cosa a queste splendide ragazze. La bellezza io questa sera l'ho visto tantissima e noi donne in questi ultimi anni siamo tanto e tanto fortunate perché riusciamo ad essere, come posso dirvi, ad essere al passo con i tempi. Però io voglio lanciare un messaggio questa sera, visto che siamo in tanti. Ricordiamoci che tanti di noi hanno dei seri problemi e abbiamo tantissimi problemi di violenza femminile. E questo ci tengo a dirlo perché noi donne dobbiamo essere le prime a portare avanti questo messaggio e deve essere un messaggio di bellezza per tutte noi. Quindi io dedicherei questa vittoria, consentimi Eleonora, che ci conosciamo, a chi non è fortunata come noi e dà la bellezza. Quindi mi sento di lanciare questo messaggio. Grazie, grazie. Tutte le donne, a noi, viva le donne! Prima classificata che vince una maglia di prosecco offerta dall'Aria, un occhiale esclusivo su Ionico, fatto da capelli centrivista, fatto completamente su misura e personalizzato, che andrà a ritirare in negozio, un gioiello Dreams, sarà Miss Ospite alla prossima tappa, 12 maggio a Campo San Piero, vince l'accesso alla finale, Miss Arias 2023 è la concorrente numero 14, Deborah! Qui con una delle ragazze fasciate questa sera, ciao Ginevra. Ciao, buonasera a tutti. Parlami un po' di te Ginevra, dimmi tutto. Sono Ginevra, ho 18 anni e vengo da Bassano del Grappa e attualmente studio a Verona, sono all'ultimo anno e faccio il liceo coreutico, però mi piacerebbe studiare medicina, il mio grande sogno. E ecco, mi piace ascoltare tantissimo la musica, è una delle mie più grandi passioni, ballare, visto che faccio il liceo coreutico. E basta, sono molto contenta. Emozioni quando ti hanno chiamata? No, davvero, il cuore a mille, cioè veramente, è veramente un'emozione, ma partecipare dal primo minuto a questo concorso è stato veramente pazzesco. Perfetto Ginevra, allora ci rivedremo forse a qualche altra data? Certo, sì, pensavo di partecipare appunto alla prossima data e ci vengo molto volentieri, anche perché questo concorso è veramente il migliore del Veneto. E ecco, ci vedremo sicuramente. Perfetto, allora ci rivediamo. Ciao amici. Ed eccoci qui con la vincitrice della tappa all'Arias Club di Castelfranco, Deborah Storgato. Ciao Deborah. A tutti. Cosa hai provato? Una grande emozione, immagino, quando hanno chiamato il tuo nome. Sì, assolutamente, sono davvero felicissima. Raccontami un po' di te, delle tue passioni. Allora, io frequento il terzo anno all'Istituto Professionale di Acconciatura e nella vita faccio sport, faccio danza classica e moderna e da grande vorrei diventare una modella professionista.
Quindi questo è il tuo grande sogno, continuare per questa strada? Sì, assolutamente. Che ti hanno aperto proprio i concorsi oppure hai cominciato da sola? No, ho proprio iniziato quando avevo 13 anni con i concorsi e sono qui ora. Hai capito che questa è proprio quello che voglio fare. Esatto. Bello, sì. Molto bello. Allora, ci vedremo alla finale di Miss Città Murata. Complimenti ancora per la tua vittoria. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Eccoci qui con la patrona e presentatrice del concorso, Eleonora Sorato. Grazie Beatrice, buonasera a tutti, buonasera a tutti voi di GD Ferro Team e grazie ancora per essere venuti. Siamo arrivati alla terza selezione per quest'anno, come stiamo andando fino adesso? Direi bene perché il livello delle ragazze si è alzato, l'hanno detto questa sera i nostri giurati e quindi super contenti, le ragazze che partecipano sono sempre tante, anche alla prossima tappa siamo praticamente tutto full, è già esaurito tutti i posti. Devo dire che sono delle belle serate, ci piace appunto divertirci e passare delle serate sorridendo in felicità e in divertimento con le nostre miss. Sì, io ho notato di differente dall'anno scorso che ho partecipato un gran numero di ragazze. Eh sì, e pensati che nelle prime serate abbiamo anche un po' ridotto il numero perché avevamo dei backstage piccoli, questa sera abbiamo aggiunto qualche partecipante. La prossima serata avremo comunque nuovamente parecchie ragazze e perché devo dire che il concorso piace, le ragazze si divertono con noi, abbiamo anche bellissimi premi in palio e quindi è un'opportunità in più per tutte le nostre miss. Continua ad essere il concorso più seguito dalle miss del Veneto. Dicono così, lo dicono agli altri. Fine, è così. Grazie. Qualche cosina che ci puoi dire sulle prossime selezioni? Prossima selezione siamo a Campo San Piero il 12 maggio, sarà una bellissima serata a teatro, sarà aperta a tutti, quindi non saremo più nelle discoteche, ristoranti eccetera, l'ingresso è gratuito quindi vi aspetto numerosi. Passeremo poi a Pianiga 9 di giugno, 22 giugno Treviso in un altro ristorante e poi passeremo al Milano Summer Festival inizio luglio. Per finire, 14 luglio saremo nuovamente a Castelfranco Veneto da Barbesin. E poi la super finale in cui siete tutti invitati, 1 di settembre a Cittadella. Ecco. Quindi ancora tante date, tante miss, tanti altri ospiti, ricchi premi. Oddio. Ricchi premi. Continuate a seguirci, soprattutto venite alle prossime tappe. Vi aspetto, grazie. Aspetto anche voi di GD Ferro Team. Grazie, un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao. Grazie Beatrice. Grazie. Finisce così la terza selezione di Miss Città Murata. Non ci resta altro che augurarvi una buonanotte e ci vediamo alla prossima. Ciao.